Bentornati sul sito www.infocorsi.it. È da molto tempo che non inserivo dei tutorial, vi chiedo scusa per questo, ma ho avuto un paio di mesi di lavoro infernale e quindi oggi riiniziamo con un software molto interessante. Parliamo di un programma di masterizzazione. Molti mi hanno chiesto se ci fosse un'alternativa a Nero Burning Gromme, che è certamente il programma di masterizzazione più diffuso e anche probabilmente il migliore, però si tratta di un software commerciale, quindi un software a pagamento. Chi volesse quindi avere un software di pari qualità ma gratuito dovrebbe quindi guardare al mondo dell'open source oppure al mondo del freeware. Ci sono molte proposte in questi termini. Io ho scelto un freeware, per quanto sappiate che di solito preferisco utilizzare software open source, ma in questo caso, come anche in qualche altro, ho trovato che questo software freeware abbia qualche caratteristica migliore rispetto ai suoi concorrenti open source. Si tratta di questo programma, CD Burner XP, si scrive tutto un'unica parola, CD Burner XP. Quindi ora lo cerchiamo su Google e vediamo un po' se becchiamo il sito. Il sito è proprio il primo che appare. Controllate l'indirizzo che sia questo, cdburnerxp.se, senza www all'inizio, e quindi andiamolo a visitare. Anche se qui la descrizione è in inglese, in realtà ora scopriremo che il sito è anche tradotto in italiano, quindi non ci sono problemi. Vado a cliccare, si carica la pagina. E come vedete c'è una prima introduzione in italiano che ci spiega che CD Burner XP è un'applicazione gratuita per masterizzare CD e DVD, compresi anche Blu-ray e DVD in alta definizione. È anche compresa la possibilità di masterizzare e creare file ISO, così come un'interfaccia multilingue. Poi in realtà ora qui non lo dice, ma permette anche di creare file CD audio partendo da file MP3, che è una caratteristica molto importante, soprattutto non inclusa in tutte le edizioni di Nero Burning, ma in certe situazioni è una caratteristica che va acquistata ed installata a parte, un plugin appunto di Nero. Per quello che riguarda lo scaricamento e l'installazione del programma è molto semplice. Per scaricarlo basta cliccare qui dove dice download, che sapete in italiano vuol dire scaricamento, e c'è poi scritto scarica l'ultima versione. Oggi è 17 aprile e l'ultima versione disponibile è la 424. 1322. Chiaramente poi può essere che quando verrete su questo sito ci sia una versione più nuova di questa. Chiaramente cercate sempre di scaricare l'ultima versione. In particolare questa che sto scaricando io è già molto aggiornata ed è perfettamente compatibile sia con Windows XP sia anche con Windows Vista. Oggi infatti lo sto installando su Windows Vista e non so se avete notato dall'interfaccia che non sono in Windows XP ma su Windows Vista. Clicchiamo qui per scaricare appunto l'ultima versione. Ora dovrebbe partire la finestra di salvataggio, è appunto una finestra di Windows che ci chiede se vogliamo eseguire o salvare il file. Già in altri tutorial vi ho detto che quando su internet troviamo un file .exe, un file .zip o comunque ecco, file di questo genere, è sempre meglio salvarli prima piuttosto che eseguirli. Tra l'altro, soprattutto i file .exe sono anche potenzialmente pericolosi perché potrebbero contenere codice maligno, quindi virus, spyware e altri problemi di questo genere. Certamente non è questo il caso perché questo è un sito sicuro di cui vi potete fidare, quindi dal quale non scaricherete nessuna porcheria, però in altre situazioni è sempre meglio, dopo aver scaricato un file .exe, controllarlo col proprio antivirus. E quindi per fare questa cosa chiaramente non possiamo eseguirlo direttamente, ma va prima salvato sul nostro hard disk oppure su un disco removibile per poi controllarlo con l'antivirus. Quindi io scelgo sempre per abitudine la voce salva. Ci dovrebbe chiedere dove lo vogliamo salvare, ecco qui, io adesso non ho inserito la mia pennetta, sulla quale di solito preferisco scaricare queste cose, quindi scelgo di scaricarlo sul desktop. Quindi seleziono desktop qui a sinistra e poi vado a cliccare salva. Attendiamo lo scaricamento, che è stato in realtà troppo veloce, perché in questo caso qui vedete mi ha scaricato 225 KB in 4 secondi. Sicuramente c'è un errore, perché se vado a guardare, la dimensione del file doveva essere di 3,06 MB.
diciamo che è anche buono che sia capitato questo piccolo guaio, perché così posso spiegarvi appunto questa cosa. Cioè, dovete sempre controllare le dimensioni del file che vengono dichiarate sul sito con quelle poi del file che effettivamente viene scaricato, perché se chiaramente, come ci è capitato adesso, ci dice che ha scaricato 200 kilobyte e invece ne erano 3 megabyte, è chiaro che c'è stato un errore nello scaricamento. Di conseguenza non farò altro che riscaricare il file, sperando che in questo caso non ci siano problemi tecnici, problemi che in questo caso non sono stati causati dal nostro computer, ma dal server di CD Burner. Dovesse riverificarsi lo stesso problema, sarebbe necessario ritentare in un secondo momento. Quindi sto salvando di nuovo, sono già sul desktop, sto ripetendo tutta la stessa procedura di prima, clicco salva. E chiaramente Windows mi chiede se confermo la sostituzione del file già esistente. Io rispondo di sì, perché so che quel file già esistente è stato scaricato solo in parte, quindi chiaramente va considerato corrotto. Clicco su sì e attendiamo. In questo caso sembra che la cosa stia andando meglio, vedete che avanza lo scaricamento fino ad arrivare a questo che è il valore finale. Ecco, stavolta non ci sono stati problemi tecnici, in 11 secondi, quindi molto velocemente, abbiamo scaricato i 3,05 MB che ci servivano, mentre prima diceva 225 KB, sapete che un mega sono 1000 KB, quindi in realtà avevamo scaricato meno del 10% di quello che in realtà avremmo dovuto. Benissimo, meglio così, quindi ripeto, quando capita un errore abbiamo la possibilità di spiegare come se ne esce. Una volta finito lo scaricamento, possiamo chiudere tutte le finestre di internet. Il file che ho scaricato, eccolo qui, ha questa icona, quindi lo potete facilmente riconoscere e si chiama CDBXP Setup. Setup vuol dire installazione, e poi c'è quel numero che vi avevo già fatto notare prima, che è il numero della versione del programma. Ovviamente il file ha l'estensione exe perché si tratta di un programma. Vi dicevo, non ci sono problemi da questo sito, non verranno scaricati né virus né altre porcherie, però se volete essere più sicuri, basta cliccare con il tasto destro e controllare con il vostro antivirus il file. In questo caso io ho installato Avast, quindi cliccando controllo CDBXP Setup parte la finestra di Avast, che è questa. Se dovesse sparire senza dare alcun allarme, vuol dire che non ci sono virus nel file che ho scaricato. Ecco, io già ero convinto che non ce ne sarebbero stati, però adesso ho avuto un'ulteriore conferma grazie ad Avast. Dobbiamo partire adesso con l'installazione del programma. Quindi facciamo doppio clic sull'icona di CD Burner XP per farne partire l'installazione. Doppio clic. Chiaramente Windows Vista in questo caso ci sta chiedendo se vogliamo veramente eseguire questo file, proprio perché trattandosi di un file exe ed essendo un'applicazione scaricata da internet potrebbe potenzialmente essere pericolosa. Noi sappiamo che quel sito è un sito di cui ci possiamo fidare, abbiamo anche controllato con Avast il file, quindi a cuor leggero, senza problemi, possiamo cliccare su Esegui. Questo è un ulteriore controllo di sicurezza che Windows Vista fa, e in Windows XP questa finestra non sarebbe apparsa. Anche qui dobbiamo continuare cliccando Consenti e quindi affermando che il programma è attendibile e la provenienza è nota, cioè proprio lo stesso discorso che vi facevo prima. Clicco Consenti. Dovrebbe partire tra qualche istante la procedura di installazione, che è questa finestra, che è molto semplice. In pratica basta cliccare sempre avanti. Io clicco avanti. Qui ovviamente bisogna accettare i termini della licenza. Tutti i programmi hanno una licenza, anche quelli gratuiti come questo, quindi bisogna sempre accettare il contratto di licenza. Si clicca ancora su avanti. Ci viene indicato il percorso nell'hard disk C2 punti in cui il programma verrà installato. È molto difficile che capiti l'esigenza di dover cambiare questo percorso, quindi non la cambieremo e cliccheremo su avanti. Qui ci sono tutte le varie opzioni del programma che vengono installate. Come vedete, viene installato in una versione multilingua, quindi ci sono tutte le lingue. A noi chiaramente interessa che ci sia solo l'italiano, però tutto sommato possiamo anche lasciare le altre. Quindi anche qui, senza modificare nulla, clicco su avanti. A questo punto ci viene chiesto con che nome nel menu Start deve essere chiamato il programma, ed è chiaro che ci conviene lasciare il suo nome originale. Clicco sempre su avanti. Ci chiede se vogliamo creare un'icona anche sul desktop, e io lascio la spunta, quindi vi dico di sì in sostanza, e clicco ancora su avanti. Infine, cliccando installa, parte l'installazione vera e propria.
che come vedete è velocissima, il programma è molto snello e leggero, questo è un grosso vantaggio rispetto ad altri programmi di masterizzazione un po' più pesanti, compreso lo stesso Nero. E poi cliccando fine e lasciando questa spunta si avvierà già direttamente il programma. Ora, non che sia proprio necessario, però preferisco togliere questa spunta perché voglio farvi vedere io come si avvia il programma piuttosto che si avvii automaticamente. Però, ripeto, non è una cosa indispensabile. Cliccando fine, quindi il programma è installato. Infatti, sul desktop è apparsa quest'altra icona che prima non c'era ed è l'icona del programma già installato. Mentre quest'altra è l'icona del programma da installare, no? Il file exe che abbiamo scaricato da internet. Questo invece è il programma ormai già installato, infatti si tratta di un collegamento, si riconosce da questa freccina. In realtà adesso questo file qui, se non mi serve più, nel senso che se non devo andare ad installarlo su un altro computer, lo posso anche cancellare, ormai il programma l'ho installato e quindi lo cancellerò, come sempre facciamo con i file di installazione. Quindi elimina, rispondo di sì. Poi in seguito svuoterò anche il cestino, mi rimane questa che è l'icona per aprire il programma e andiamo ad aprirlo con un doppio clic. Al primo avvio il software ci chiede in che lingua vogliamo partire, chiaramente a noi ci sta benissimo l'italiano che qui è venuto selezionato in automatico, altrimenti lo selezioneremo noi da questa lista. Quindi italiano e poi clicchiamo ok. Questa domanda ce la fa solo la prima volta che lo apriamo. Ecco che si apre il programma, la finestra che si è aperta è piuttosto grande, dopo poi andrò a rimpicciolirla per farvela vedere bene. Intanto c'è una finestrella iniziale che ci chiede che cosa vogliamo fare ed in un certo senso elenca anche tutte le possibilità che questo programma piuttosto completo ci offre. Possiamo creare un disco dati, sia CD che DVD, possiamo creare un CD audio. Possiamo creare un CD o un DVD partendo da un'immagine ISO, che sono diciamo dei file che a volte si scaricano da internet e che quindi contengono, sono file con estensione .iso, contengono già le informazioni necessarie per masterizzare il CD e il DVD. Si può fare la copia di un altro CD o di un altro DVD, oppure si può cancellare un disco, ovviamente questo è possibile solo se stiamo usando un supporto riscrivibile, un CD o un DVD riscrivibile, che di solito sono poco utilizzati a causa del costo un po' elevato. Allora, supponiamo in questo caso di dover creare un normale disco dati, quindi scegliamo la prima opzione e clicchiamo su OK. Questa è la finestra che vi dicevo che è piuttosto grande. Eccola, io la vado a ridurre in maniera tale da farvela vedere per bene all'interno della nostra finestra di registrazione. Eccoci qui. Benissimo, e questo è il CD Burner XP. Come vedete ha una interfaccia grafica tutto sommato molto simile a quella del Nero Burning Grom. Abbiamo qui nella parte superiore la possibilità di esplorare il contenuto dei nostri dischi, sia dell'hard disk C2 punti, di un floppy eventualmente, poi scendendo in basso ci saranno anche tutti gli altri dischi, c'è un altro hard disk, un'ulteriore partizione, verrebbero elencate anche le eventuali pennette o hard disk esterni inseriti. Qui sotto invece la parte vuota è il CD che dobbiamo creare, quindi in pratica, come dice anche questo commento, dobbiamo trascinare proprio manualmente qui dentro i file che vogliamo masterizzare sul CD. Allora facciamo un piccolo esempio, vado per esempio nella cartella documenti, ecco, e supponiamo di voler masterizzare questa cartella, insomma, che è una cartella qualunque, io la devo prendere e trascinare all'interno della finestra del CD. Come vedete, la cartella viene aggiunta al CD. Poi qui sotto mi viene mostrato quanto spazio ho occupato. E quindi, sapendo per esempio che su un CD ci vanno massimo 700 MB, qui lui mi sta dicendo che ne ho occupati 1,63. Se invece inserisco un DVD, so che su un DVD ci vanno fino a 4,7 GB e quindi in questo caso sempre mi posso regolare di quanto spazio ho occupato trascinando questa cartella. Quindi chiaramente poi posso andare altrove. Ora non ho moltissime cose su questo computer, però insomma vediamo un po' se troviamo qualcos'altro. Mi metto per esempio nella cartella pubblica e scelgo una qualsiasi altra cartella
cartella, per esempio questa, video pubblici, e la trascino ancora dentro, anche quella viene aggiunta, e come vedete abbiamo aumentato ancora la dimensione del CD che stiamo per masterizzare. Quindi uno per volta io non devo fare altro che trascinare qui dentro i file o le cartelle che voglio masterizzare, anche provenienti da dischi diversi. Quando avrò completato, diciamo così, questa compilation di file e cartelle, non mi resta che cliccare questo tasto, masterizza, oppure anche quest'altro, che in realtà sono equivalenti, l'uno vale l'altro, perché parta la masterizzazione. Se clicco questo, mi chiederà ulteriori informazioni, ora vedremo. Ecco, avevo messo un attimo in pausa la registrazione, perché prima di cliccare il tasto masterizza, ovviamente ho dovuto inserire un CD vuoto all'interno del computer. Questa cosa ha provocato un cambiamento qui sotto, non so se avete notato che è apparsa questa lineetta rossa che mi indica il limite del disco che ho inserito, cioè automaticamente quando inserisco un disco, il CD Burner XP riconosce se si tratta di un CD o di un DVD e mi mette una linea rossa al punto massimo, dicendomi qui quanti megabyte ancora mi rimangono liberi sul CD. E chiaramente poi qui la fascia verde dello spazio occupato è diventata più piccola, perché è in proporzione rispetto a tutto lo spazio disponibile. Sarebbe diventata ancora più piccola se avessi inserito un DVD, sul quale chiaramente c'è più spazio a disposizione. Ora posso cliccare su masterizza, chiaramente non avrei potuto masterizzare senza aver inserito un supporto vergine, quindi clicco masterizza e come vedete mi vengono chieste altre informazioni. In pratica il CD Burner vuole sapere se devo lasciare il disco aperto o se devo finalizzarlo. In che senso? Nel senso che se lascio il disco aperto potrò in seguito riutilizzare questo stesso disco per masterizzarci sopra delle altre cartelle, aggiungendole su quelle che ho già inserito, e quindi sfruttandolo tutto lo spazio vuoto, questi 691 MB che sto attualmente lasciando. E chiaramente quando si tratta di un disco dati è l'opzione che andremo sempre a selezionare, questa di lasciare il disco aperto, mentre finalizza disco può essere più opportuna per i CD audio, perché molti stereo, molti impianti hi-fi non riescono poi a leggere il CD audio se non l'abbiamo finalizzato, cioè se non l'abbiamo chiuso. Chiaramente la controindicazione del disco finalizzato e del disco chiuso è che poi non si possono aggiungere altri file, anche se è rimasto dello spazio libero. Quindi in questo caso io, cliccando lasciare aperto il disco, faccio partire la masterizzazione e ci vado a cliccare. Come vedete esce un'altra finestrella in cui CD Burner XP mi fa vedere che cosa sta avvenendo. Ecco qui, vedete come avanza la linea verde, in questo caso è molto veloce perché sono solo pochi megabyte che stiamo masterizzando, quindi la masterizzazione è già finita, ci metterebbe qualche minuto in più se avessimo riempito il disco. Ancora qualche istante di attesa. E una volta terminata la procedura, viene questa finestra che dice scrittura eseguita correttamente, tempo totale impiegato, ci dice quanti secondi ci ha messo. A questo punto, cliccando OK e chiudendo questa finestra, si torna nella finestra principale, dove se vogliamo possiamo cominciare un nuovo lavoro. Basterà cliccare File, chiudi, per chiudere questo CD. Ci viene chiesto se vogliamo salvare il progetto, ma non ci interessa, tanto abbiamo già masterizzato, quindi rispondiamo di no, e si ritorna praticamente alla finestra iniziale, quella che ci chiede se vogliamo masterizzare un CD audio, un CD dati, un CD audio, oppure una delle altre opzioni. Chiaramente può essere le opzioni più interessanti, più utilizzate, saranno la prima, la seconda e la quarta, cioè creazione di disco dati, creazione di disco audio, nel quale ovviamente trascineremo solo dei file audio, quindi file MP3, e creazione, copia di un disco pieno su un disco vuoto. Sono comunque operazioni che potete tranquillamente vedere da soli, quindi vi invito ad installare questo programma, che va benissimo sia su Windows Vista che su Windows XP, e ad esercitarvi consumando qualche CD vuoto per imparare ad utilizzarlo al meglio. Arrivederci al prossimo tutorial.